siete presi di paura? No, no, non vi preoccupate. Eccoci qua nuovamente per un nuovo video tutorial. A voi le immagini, ciao ciao. Allora, questo è il mio plastico, il mio costruendo plastico. E quest'oggi voglio mostrarvi come realizzo l'acetato stampato al PC. Dato che ho ricevuto molte domande, oggi vi mostro esattamente come vado a ricreare appunto questo acetato colorato. Quello che vedete adesso posato non è, diciamo, quello che utilizzerò come risultato finale. Questa è soltanto una prova che ho fatto, infatti è semplicemente appoggiato, dove qui nei precedenti video tutorial ho mostrato come l'effetto del gel UV, insomma ancora è tutto da rifare. Allora, oggi vi mostro come, se qualcuno vuole emularmi, come prendere le misure, sagomare esattamente la roccia e poi come andremo a stampare l'acetato utilizzando un programma di grafica vettoriale. Allora, se avete già seguito i miei precedenti video tutorial, avete visto senz'altro che ho creato questo misuratore, questa dima formata con gli spaghetti, che mi consente appunto, premendola contro la roccia, di rilevare in maniera molto precisa il reale profilo che si viene a creare nella roccia, ecco, in modo tale che io poi vado a riposizionare questa dima e con un pennarello sopra l'acetato ovviamente vado a segnarmi i bordi. Una volta segnati i bordi, come potete vedere, vado a verificare se effettivamente il tutto combacia. Quindi questo qui è un acetato normale, classico, non stampabile. Quindi io lo ritaglio e vado a posizionarlo nel punto in cui dopo vorrò inserire l'acetato stampato al PC colorato, quello definitivo, diciamo. Quindi una volta che ho constatato che i profili vanno bene, passo a scansionare il disegno ottenuto e lo riporto sul mio PC. Quindi ora saliamo nuovamente su in casa. Bene, rieccoci tornati a casa, accendiamo PC e stampante ed iniziamo il lavoro. Ecco la mia vecchia stampante ormai scassata, è una HP All-in-One serie, se non erro, C3100-180. Comunque accendiamo e iniziamo il lavoro. Allora, io per comodità ho ripassato i ritagli di acetato su un pezzo di carta in modo tale che la scansione risulti più visibile, altrimenti è poco visibile. Ecco qua. Ho posizionato il foglio all'interno dello scanner, posizionandolo esattamente come è indicato qui nella custodia, chiamiamola, nella cover della stampante. Chiudiamo. Sul PC andiamo ad azionare lo scanner. Clicchiamo su anteprima. Devo dire che lo schermo del mio PC è veramente pulito, eh? Ecco che è apparsa sullo schermo il disegno che abbiamo inserito nello scanner. Apriamo il nostro programma di grafica vettoriale e importiamo il disegno che abbiamo scansionato. Io qua ho già inserito quello che sto provando a fare, quello che avete visto appunto giù sotto nel plastico, però ripeto, queste sono ancora delle semplici prove di sfumature. Apriamo la cartelletta delle scansioni e andiamo a cercare quello che abbiamo appunto scansionato poco fa. Questi sono quelli per prova. Quello di oggi, vediamo dov'è.
posizioniamo, vabbè, intanto posizioniamolo qui. Ecco, passaggio successivo, un attimo che interrompo la videata per posizionarmi in un altro punto. Allora, prima di proseguire con il tutorial, vi mostro quelle che sono le sfumature che io ho selezionato con cura per riprodurre le sfumature del mare. Quindi qui, più che un vero tutorial, diciamo che sta al nostro occhio percepire le giuste sfumature da andare a stampare. Io quindi ho messo insieme e ricreato queste tonalità che poi andrò a sfumare nei punti prestabiliti. Ecco qui un esempio di queste sfumature riportate appunto nel disegno. Chiaramente per le sfumature ogni programma ha le sue funzionalità, quindi non mi soffermo nel spiegarvi come fare, perché comunque è un programma di grafica vettoriale che sfuma i colori, quindi dovete avere un po' di dimestichezza nel creare le sfumature. Però se volete un video tutorial apposito per capire come io faccio ad ottenere questi risultati, ditemelo nei commenti che ve lo faccio un video tutorial, non c'è problema. Allora, tornando a noi, questa è quella la nostra scansione, dobbiamo ricalcare tutto il nostro disegno. Sicuramente è una cosa noiosa, ma necessaria da fare, quindi partendo dal nostro strumento di disegno a mano libera ci posizioniamo sulle linee e li andiamo a ricopiare. Allora, ecco qui, ho finito di ripassare e ricalcare il tutto, vediamo se abbiamo ottenuto una copia perfettamente identica. E voilà, e sì, perfetto. Adesso prendiamo il nostro profilo e lo posizioniamo nelle sfumature che avevo precedentemente realizzato. Siccome questa è ancora un'ulteriore prova, voglio mostrarvi come vado a realizzare una sfumatura. In pratica, questo bordo bianco andrà sfumato per simulare i punti, diciamo, meno profondi della riva verso gli scogli. Quindi io ho disegnato, seguendo il profilo, questa striscia bianca che adesso andrò a sfumare. Converto in Bitman. Poi vado a sfumare. Scelgo i gradi di sfocatura o sfumatura. Clicco su OK. E voilà, creata la nostra sfumatura, il nostro alone lungo la costa. La stessa cosa, la stessa sfumatura la andremo a creare nei punti in cui io ho deciso di mettere dei frangiflutti. Quindi creo sempre il mio disegno, la mia striscia bianca, e schiacciamo sempre su OK e si sfumerà. Bene, a questo punto il nostro disegno è pronto per essere stampato. Ovviamente, lavorando con un programma di grafica vettoriale, le sfumature che andremo a creare devono essere continuative per tutto
tutta la costa, quindi io qui sto facendo soltanto una prova e stiamo sfumando soltanto un pezzo. Però ad esempio qui, come vedete, la sfumatura finisce, ma dovrebbe essere continua per tutti gli altri moduli. Quindi quando io realizzo il disegno per tutta la costa, lo faccio tutto in un'unica volta e poi lo taglio, lo divido per i formati A4. Infatti questo rettangolo rosso è appunto un formato A4, che è quello stampabile. Ok, siamo pronti per stampare. Diamo le direttive alla nostra stampante per ottenere ciò che noi vogliamo, quindi stampa senza bordi, formato della carta, andiamo su A4 senza bordi, orientamento verticale, ok, applica e stampa. Attendiamo l'uscita della stampa. Ovviamente io stampo prima su un foglio di carta normale per vedere se è tutto ok e poi inserisco l'acetato, quello apposito per la stampante inkjet. Ecco che pian piano sta uscendo il nostro disegno, che mi sembra perfettamente riuscito. Ecco terminato, e devo dire che il risultato è quello appunto che io mi aspettavo. Vi dico subito che dal video vedo questo blu turchese grigio, ma in realtà non è grigio, è sul blu. Adesso con molta pazienza ritagliamo seguendo perfettamente il profilo e lo andiamo a confrontare con l'originale. Ecco fatto, ho ritagliato il nostro disegno e l'ho sovrapposto appunto all'originale e vediamo che è perfettamente combaciante. Ora facciamo la prova del 9 posizionandolo giù sul plastico e vediamo l'effetto. Ed eccoci qua, il profilo è perfettamente combaciante. Ok, constatato che tutto combacia, possiamo stampare il disegno sull'acetato trasparente, quello però fatto apposta per le stampanti inkjet. Io uso questo qui. Molto bene, il video tutorial finisce qui. Io mi bevo un buon caffè, ovviamente non lo stampo sull'acetato perché comunque lo sprecherei inutilmente, ma avete capito il procedimento. Basta inserire semplicemente l'acetato nella stampante, premere l'avvio e il disegno che abbiamo ottenuto prima sul pezzo di carta ce lo ritroveremo appunto in trasparenza sull'acetato. Vi ringrazio, vi saluto e arrivederci al prossimo video tutorial. Ciao!